coordinate le associazioni Isolotto di Firenze e GS Handicappati Toscana di Camaiore, risultate vincitrici della Call to Action Le Buone Notizie dello Sport. Hanno partecipato al concorso oltre 130 associazioni, di cui 44 toscane. Extra Energie, da gennaio, per un volume potenziale di 56 milioni di metri cubi anno, riscalderà le pubbliche amministrazioni del Consorzio Energia Toscana. Tra i comuni serviti c'è anche Firenze. Convenzione tra Extra Clima e Arci Prato per l'installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici nei 60 circoli dell'associazione. Una scelta ambientale e sostenibile per abbattere i costi energetici. Lavoro in corso a Cercina, frazione del comune di Sesto Fiorentino. Centri, alla società di distribuzione di Extra, sta installando nel quartiere 7 km di rete gas per un investimento di 2 milioni di euro.